Arriva il classico momento dell'anno in cui diventiamo tutti, miracolosamente, delle macchine da obiettivo, disciplinati e senza pietà. Sappiamo con esattezza quello che non ci è piaciuto dell'anno appena trascorso e sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare per rendere il prossimo un anno diverso. Have a nice week. È pieno di esperti là fuori che cominciano a dirci quali sono le cose a cui dobbiamo cominciare a pensare. Così tiriamo fuori i nostri diari e cominciamo a fare le nostre lunghe, lunghissime liste. Ok, a partire da gennaio vado in palestra ogni giorno, questo sicuro. Cambio lavoro, perché no? Devo per forza risparmiare di più. Secondo me poi in palestra potrei farmi anche gli addominali a tartaruga. 6 cubetti. No, forse 4. Basta, cancella tutto, è il momento di darci un taglio. L'unica cosa in cui dobbiamo impegnarci prima della fine dell'anno consiste nello smettere di farci una semplice domanda che sicuramente ci perseguita tutti quanti, in questo momento più che mai. Sono abbastanza intelligente per portare avanti quel progetto? Abbastanza meritevole per ricevere quella promozione? Abbastanza carino per chiedere a quella persona di uscire con me? Abbastanza brutta per sembrare sufficientemente intelligente? Ok, questa è un po' strana. Abbastanza brillante. Questo non sentirsi mai abbastanza si mostra così palese ogni singolo giorno. Quando qualcuno ci dice, wow, stai benissimo, devi aver perso un bel po' di chili, e noi rispondiamo, sì, ma c'è ancora un sacco di lavoro da fare. Oppure quando diciamo ad un'amica o ad un amico, wow, tuo figlio è così bravo in matematica, e noi rispondiamo, sì, però è un disastro in italiano. Non è mai abbastanza. Noi non siamo mai abbastanza, chi è intorno a noi non è mai abbastanza, e questa non abbastantite si diffonde come un virus. Se invece di chiederci se siamo abbastanza, cominciamo a sostituire quel pensiero con una certezza, una conferma, non una domanda. E la conferma suona come qualcosa che dice sono abbastanza per il momento. Improvvisamente tutta l'ansia da prestazione, tutta quella voglia di dover sempre essere migliore di quello che siamo, svanisce nel nulla e viene rimpiazzata dal desiderio, dalla curiosità di poter migliorare, non dall'ansia di doverlo fare per forza. Siamo forse portati a pensare che nel momento in cui ci sentiamo abbastanza, diventiamo inerti, non ci viene nemmeno più voglia di crescere, quando in realtà è proprio l'opposto. Nel momento in cui sappiamo di essere abbastanza, in questo preciso istante, tutto quello che può essere lo stress che ci perseguita nel tentativo di essere qualcosa che ancora non siamo, svanisce nel nulla e noi cominciamo finalmente a trovare la forza e le energie per provare qualcosa di nuovo, per migliorarci sempre di più, soltanto perché abbiamo il desiderio di farlo, non perché qualcuno o qualche ideale fuori di noi ci costringe a farlo. Le domande che ci facciamo ogni singolo giorno e anche quelle che non ci facciamo sono quelle che determinano il resto del nostro anno, e le domande che ci facciamo o non ci facciamo ogni anno vanno a determinare il resto della nostra vita. Insomma, è abbastanza semplice e diretto. Quindi ti invito ad una sfida oggi che consiste nello scrivere qui sotto immediatamente sono abbastanza per ora e poi vai a prepararti per celebrare la fine di questo splendido anno. Ma prima di lasciarti voglio ringraziarti per questo bellissimo anno trascorso insieme. Non sarebbe stato possibile senza di te. Noi ci vediamo nel 2017. Vai a festeggiare. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.